Ok ragazzi, prima di iniziare volevo dirvi che dal 24 novembre 2014 al 7 dicembre ci saranno le 2 settimane sull'App Store per comprare applicazioni Red, ovvero delle applicazioni. Ora vi faccio vedere un attimo. Ok ragazzi, come potete vedere, queste sono le applicazioni Red, ovvero sono tutte quelle applicazioni che Apple ha fatto, diciamo, in collaborazione dove tutti i soldi che voi spenderete per comprarle andranno in beneficenza. Potete vedere che non sono tantissime. Per esempio, oggi faremo un gameplay su CSR Racing. Alcune costano, altre no. Per esempio, Monument Valley è quello che mi sembra costi più di tutto, 3,59 euro. Comunque sia, io, nonostante non sia conosciuto da nessuno, da quasi nessuno, ecco, se non dai miei amici su YouTube. Ho voluto fare questa piccola premessa perché è una bella cosa aiutare le persone e aiutare le persone finanziando la ricerca sull'AIDS. Penso sia una bellissima cosa. Infatti la giornata mondiale sarà il 1° dicembre. Io infatti credo che pubblicherò questo video quel giorno. Grazie. Ecco ragazzi, come detto, oggi giocheremo a CS e oggi spaccheremo un po' di culi. Guardate che figo che è quello al centro, cioè è il più cazzuto di tutti. CSR Racing. Ok, successivo. Personalizza. Targa, posso scrivere tipo Mark TVV. Bella zio. Magari anche solo Mark è bello. Vai, mi piace. Questa targa per 2 dollari. Io c'ho solo quelli. Ma sì, dai, acquista che ce ne frega. Cioè, dai che bella. Mark. Bellissima, eh? Indietro. Allora, congratulazioni, ora puoi permetterti un nuovo miglioramento. Trasmissione, vuoi andare all'officina per acquistare questo pezzo subito? No. Cioè, ma quanto è figa questa cazzo di Mercedes classe A? Non so voi regà, ma a me garba da morire. Perché sono tornato indietro? Cioè, sono stupido. Ma riprendiamoci la Camaro. Quindi, allora, torniamo indietro e andiamo a farci qualche gara, dai. Andiamo su strada. Facciamoci prima delle battaglie giornaliere. Se no possiamo fare tipo un evento graduale, tipo un torneo. Sfida gli amici, poi c'è la classica gara dove possiamo scegliere tra principiante, dilettante, professionista. Ovviamente più è alta difficoltà, più guadagni. Gara pesi massimi, sale miglioramenti giusti per poter accedere a questo evento. Mezzo miglio. Massimo, non posso partecipare a questa gara perché massimo 450 cavalli. Quindi adesso andiamo a battaglie giornaliere. Oh, signori, Ford GT40, mamma mia. Emilio, guarda, ti fa male Emilio. Mamma mia, vai, col verde vai. Oh, buona partenza, vabbè. Lagga un po', ma comunque sia. Oh, ma dove vuoi andare? Dove vuoi andare, zio? Mamma mia. Oh, signori, proprio in scioltezza andiamo a vincere, proprio in scioltezza. Emilio, stay back. Successivo, battaglia giornaliera avanzamento. Che cazzo? Oh, 3.000 dollari oggi, 6.000 domani. No bad. Con questo nuovo aggiornamento hanno fatto un bel po' di cambiamenti. Ah, ripeti gara. Ah, quindi è una gara ogni giorno. In effetti hanno fatto un bel po' di cambiamenti. Facciamoci un po' di gare normali, classiche. Livello professionista, ovviamente. Non è vero che è difficoltà facile. Ovviamente, siccome siamo in tema oggi, macchina rossa, la mia Camaro. Metti la seconda in grana, vai, vai zio, accelera così col NOS. Questo gioco è figo,
veramente carino. Magari non è divertente come quelli qui che vi ho proposto gli altri giorni. Però io ci gioco ogni tanto. Poi ora mi serviva anche per fare per farvi vedere per esempio una di quelle applicazioni che potete trovare per quella premessa che vi ho fatto. E poi oggi proveremo anche a battere il tipo Yoshiro. Lo so, è difficile, quindi già ragazzi, preparatevi, perderò malamente. Ah, per esempio già una volta l'ho battuto. Scusa, ci sei ancora? Sei com'è? Oh sì, tu! Ma che cazzo, ma con chi cazzo parli allora, scusa? Devi piacerti proprio, ricevi delle belle lezioni. Già, mi guardo veramente, guarda. Vaffanculo, testa di merda. Attenzione, auto rossa contro auto gialla. Dai, prendiamo la lucina verde, dobbiamo partire a bomba. Partenza perfetta. Cambio di marcia, perfetto, signore. Ma vaffanculo, l'avevo anche premuto il pulsante per... Cazzo. Non mi arrendo, possiamo farcela, segnando me. Che perdita di tempo. Ah, ciccio, ma va un po'. Ecco, ma ci va a fanculo. E siamo di nuovo qua. Di nuovo. Che tra l'altro la mia macchina è più potente, la sua è meno potente. Noi 392, lui 387. Non si sa come sia possibile, ma vabbè. Tanto prima ho fatto la partenza migliore. Vai, metti il nostro, dai, ce la dobbiamo fare. Oh, proprio non si riesce a superarlo. Maremma, secondo me in questo gioco, anzi, questa gara conterà tantissimo. Vedi? 392 noi, 387 lui. E me lo dà comunque difficile. Insomma, dicevo, conterà tantissimo la partenza, ma proprio a bestia. Comunque oggi ci sto tutto il tempo, cioè finché non vinco contro sto cazzo di cinese di merda. Cioè, rispetto assoluto fratello cinese, fratello assoluto. Ma veramente sto Yoshiro. No, partenza così, no, signori. Vabbè, ciao. Sicché questa è l'ultima possibilità. O la va o la spacca. Vai, mamma mia. Siamo in testa. Non più, forse sì, forse no, non si sa. Dai. Chi vince? Mamma mia, signori, alla fine. Di quanto? Di un millesimo di secondo. E andiamo, signori, mamma mia. Quando c'è da farti sentire, ce la facciamo sempre. E te ne vai a casa, ciccio. Come ci sei riuscito? Non capisco, tante cose non capisci, zio. E ne manca solo uno di gara, che purtroppo non posso fare oggi perché ho finito la bendiga. Cioè, non posso fare oggi, ci vuole tempo. Vabbè. Ehi, amico, ho ottenuto un 25% di sconto sulla Mustang Boss 302. Tutto per te, andiamo a dare un'occhiata. Autosalone. Ok. Che macchina è questa? Oh, signori! Sì, ma è bella sta macchina, ma prenderei anche. Oddio, cioè non lo so. Ma io non ce li ho neanche uno di queste monete. Cioè, non so se ci hai fatto caso. Ignorante. Ah, guarda, si può anche ingrandire la immagine della macchina. Ma guarda. Vabbè, la sto facendo girare da mezz'ora. Niente, rifiuto l'offerta e vado avanti, mi spiace zia, abbandona. Vediamo un po' di auto, davvero, veramente, non ci avevo pensato. Ah, Product Red, questa proprio. Vediamo un po'. Scarica la Mercedes AMG GT in edizione limitata, il 100% di ricavato andrà a favore della lotta contro l'AIDS di Red. Per esempio, vedete, anche questa applicazione è gratis da scaricare, però per esempio per comprare quest'auto, per prendere quest'auto, dovete pagare 4,49 euro che andranno appunto a questa ricerca. Signori, solo per oggi, Mercedes SLS AMG GT, cazzi ammazzi, a soli 4,49 euro.
Nel gioco, non vi preoccupate, in realtà costa 10 volte tanto. C'è anche lei, la Ferrari. Gioca a giro del mondo per vincere quest'auto. Questa, signori, penso sia una delle più belle Ferrari mai fatte. Cioè, veramente, a me garba tantissimo qua. Perché sembra un'auto di Formula 1, poi guardi davanti. E lo è. Cioè, no, non lo è, è un misto, ma comunque io la trovo fantastica. Che è quell'auto del giro del mondo? Aspetta, zio amico. Giro del mondo, fa vedere. Batti error per sbloccare. Ma che cazzo è uno scioglilingua? Batti error per sbloccare il giro del mondo e sfidare le squadre internazionali. Amico, che è? Gioca il giro del mondo per vincere quest'auto. Gareggia. Ah, quindi posso scegliere o la Bugatti Veyron o la Ferrari. Come detto prima, gareggerò con la Ferrari, se si può. Blocca il livello 3, la modalità multigiocatore ti permette di gareggiare contro piloti veri di CSR da tutto il mondo, scalare la classifica e vincere nuove fantastiche auto in ogni stagione. Batti il primo membro della squadra di livello 3 per sbloccarla. Vaffanculo. Ma dai, ma che... Cioè, veramente non posso giocare proprio perché non... Non sono andato avanti nella storia. Ok ragazzi, ho visto che il nitro è solo a livello 1. Ora acquistiamo quello il livello 2. Acquisto. Quindi, vedete, prima il nostro livello era 392, adesso è 393. Possiamo acquistare anche un altro livello, quindi acquistiamolo subito. Poi, questo mi sa che me l'ha montato subito, può essere? Sì, vedete, infatti ora sono a livello 397. Non male. Proprio perché con i soldi che guadagniamo nelle gare che ho fatto oggi. E altrimenti potevamo anche mettere a posto, sì, il nitro, telaio, i pneumatici, il cambio e il motore e il turbo. E tutte queste cose, quando c'è scritto importa, dovremo aspettare perché ce le danno appunto importare proprio come se fosse la vita vera, cioè dovranno importare da un altro paese. Comunque sia ragazzi, il video finisce qui, questo era CSR Racing, se il video vi è piaciuto commentate, condividete, mettete mi piace, mettete mi piace anche alla mia pagina di Facebook per seguirmi, noi ci vediamo col prossimo video, bella ragazzi!